3-4 in diversa forma è importante perché ovviamente uno dei concetti del sistema elettorale ha a che fare con la possibilità o meno di avere coalizioni. In realtà quella successiva è anche interessante, cioè il cartello 4, perché è vero che qui si tratta sostanzialmente di una somma aritmetica, no? Però ci fa capire che la maggioranza, quindi 5 Stelle e PD, è poco al di sotto del centrodestra unito e dirò di più, nei giorni scorsi noi abbiamo svolto un sondaggio proprio testando una coalizione centrodestra e una coalizione PD 5 Stelle e il risultato era simile a questo, quindi l'Umbria in un certo senso può essere laboratorio di questo. Se posso andare a chiudere con Prego. una così, segnalazione anche curiosa, sondaggio che abbiamo svolto nei giorni scorsi. Su 100 italiani intervistati, soltanto un quarto, 26, ci hanno saputo dire più o meno quanti sono i parlamentari oggi in Italia. Questo vuol dire che c'è anche un elemento di percezione dell'opinione pubblica, cioè l'opinione pubblica dice Sai ne anche vogliamo se di c'è l'errore è meno stato in eccesso o in difetto? in entrambe le direzioni, ma la cosa interessante è che oggi la media, facendo la media delle risposte, la percezione in Italia è che i parlamentari siano circa 700, laddove sono 945. Più i senatori a vita. Quindi già adesso in realtà gli italiani percepiscono una situazione più simile a quella post-riforma che non a quella reale. Se gli chiedi quanti dovrebbero essere, la risposta che abbiamo raccolto è stata in media tra Camera e Senato 330, quindi il discorso è li dimezziamo ma rispetto a un dato attuale che non è quello corretto, cioè già adesso c'è una distanza tra la percezione dell'opinione pubblica e la realtà istituzionale. Quindi il sospetto è che non basti mai, nel senso che di dimezzamento in dimezzamento si arriva poi a un'assemblea sempre Chiudo, più piccola, no? allora.